dall'articolo La comunicazione personale e professionale, come potenziare le proprie competenze trasversali. Redattore di questo workshop è il professor Massimo Linotti, che è consigliere del ministro di giustizia e tra l'altro è un docente dell'Università di Cassino in filosofia teoretica e filosofia della comunicazione nei corsi di scienze dell'educazione e nel corso di lettere. Detto bene, professore? Allora, lascio a lei la parola. Buongiorno e grazie per la vostra partecipazione. Io dovrò impiegare un po' di tempo per mettere qualche premessa prima di questa chiacchierata. Nel piano io capisco che sono stato qui invitato non tanto in quanto docente di filosofia della comunicazione, docente di questa Ateneo, quanto invece del ruolo che svolgo come consigliere del ministro della giustizia, nel momento di diretta collaborazione che ogni ministro ha a disposizione per supportare il suo lavoro con competenze professionali di natura varia. Lo dico così con qualche approssimazione, perché uno dei punti che fanno problema per me, io non so quanto facciano un problema per voi, è proprio la natura delle competenze che mi vengono richieste, che qua il ministro della giustizia ha ritenuto che valesse la mia collaborazione, perché di formazione io sono, si capiva dagli insegnamenti che avevo presso questa tecnica, di formazione io sono un filologo, cioè mi sono laureato una tesi su Immanuel Kant. Ho studiato Spinoza, Cartesio, Hegel, Husserl, tutte persone degnissime, delle quali ho grande ammirazione, ma non si capisce bene che cosa abbia a che fare con il Ministero della Giustizia e con il lavoro che si può svolgere in un ufficio del Ministero della Giustizia. Io stesso non sono sicuro di saperlo, diciamo. E forse questa è una delle ragioni per le quali mi hanno chiesto di tenere questa chiacchierata, perché dovrebbe riguardare le competenze trasversali. Sto al titolo che è stato dato, che non ho dato io, non l'avrei mai dato un titolo simile, quello che ho spessato, capisco l'esigenza della comunicazione, ma dovrebbe riguardare le competenze. Mi spiace se chiudo quella porta, dovrebbe riguardare, stavo dicendo, le competenze trasversali. Siccome io, per quanto sia qui in veste di, non riesco a spogliarmi dell'abito filosofico che indosso del tempo, ho difficoltà di una parola, cioè se leggo la parola competenza non riesco a non dire che mi così una competenza, se esistono che cosa sia in particolare una competenza trasversale. In particolare ho forti sospetti verso le parole di recente coniazione, cioè sono parole, ho detto prima, mi sono formato su Kant, se cerco nel vocabolario kantiano la parola competenza in tedesco naturalmente non la trovo, se cerco la traduzione competenze trasversali non trovo quella traduzione. E qui la domanda: per caso Kant o i suoi contemporanei o i suoi studenti all'università non possedevano competenze trasversali? È difficile da sostenersi. Non c'è stata una speciazione nuova per cui è nata una nuova specie umana che ha competenze che non aveva la specie vissuta su questa terra un paio di secoli fa. Quindi dovevano averle, ma le chiamavano in un'altra maniera. È semplicemente una questione di nomi. Si è deciso di cambiare il nome a un certo tipo di facoltà, capacità, e perché? Queste domande, che sono domande con le quali io spero di restituire almeno un po' dell'interesse filosofico che ho per singoli questioni, per me sono inevitabili. Capite che se però le istruisco fino in fondo, se cioè mi occupo a fondo di queste domande, all'obiettivo del workshop non ci arrivo più. Cioè, se l'obiettivo è potenziare le competenze trasversali, capite che l'obiettivo del workshop non ci arrivo in nessun caso. Se fosse possibile, in una conversazione di tre quarti d'ora, un'oretta, spero che poi voi vogliate partecipare intervenendo e domandando, potenziare le competenze trasversali, voi sapete come si fa, allora potremmo sbaraccare i corsi di laurea, non ci servirebbe molto altro, sarebbe una ricetta quasi miracolosa. Cioè, come quelle ricette che ogni tanto si legge da qualche parte in qualche pubblicità, in 6 ore e un quarto diventi manager di primo piano, insomma qua. Resta che però, ed è il punto sul quale vorrei portare la vostra riflessione, nella formulazione del titolo di questa
conversazione, l'accento viene posto sul come. Come potenziare le competenze trasversali, non che cosa sono le competenze trasversali. Posto che si sappia che cosa sono le competenze trasversali, come fare a potenziare? Io non so se sono disponibile a fermarmi in qualunque momento vogliate interrompermi, che cosa voi vi aspettiate da questa conversazione. Come dicevo prima, inizialmente quando mi hanno chiesto la disponibilità a partecipare a questa giornata, avevo compreso che il mio compito fosse quello di presentare un certo indirizzo di studio legato appunto al campo della comunicazione. L'argomento che è Cassino, nell'ambito del corso di laurea in lettere, c'è un indirizzo dedicato appunto a una laurea magistrale che si chiama Linguaggi e forme della comunicazione. Ma mi è spesso denominazione per cui ho controllato di recitare correttamente il nome, insomma. Linguaggi e forme della comunicazione. E se andate sul sito della facoltà e guardate gli esami che vengono chiesti di sostenere, come si scrive, non so se a voi, c'è la comunicazione digitale, la comunicazione multimediale, ne leggo solo alcuni, la linguistica italiana. Se mi consentite una chiacchierata un pochino più interattiva, vi domanderei di questi tre insegnamenti, del filo del discorso, di questi tre insegnamenti che sono i primi che mi sono, poi c'è il filo della comunicazione, ma torniamo di mezzo alla filosofia della comunicazione, di comunicazione digitale, comunicazione multimediale e linguistica italiana, quale vi sembra che rafforzi e potenzi le competenze trasversali? Di queste tre, se dovessi mettere in ideale classifica, quale viene al primo posto, quale al secondo e quale al terzo? Non avete idea? Digitale? Al primo posto, cioè quella che rafforza. Facciamo al volo un piccolo sondaggio. Alzi una mano chi pensa che sia comunicazione digitale. Deve alzare, però va alzi, l'ho vista solo io, ce n'è un'altra lì. Quelli che invece pensano che sia la comunicazione multimediale a rafforzare di più le competenze trasversali? Nessuno, ah, no. Un paio. Quelli che puntano su linguistica italiana, la stragrande maggior parte, e credo che abbiano ragione, nel senso che la trasversalità sta nel fatto che le competenze che vengono acquisite attraverso quel determinato percorso di approfondimento devono essere, in linea di principio, almeno spendibili in campi diversi, e si suppone che l'italiano, la conoscenza della lingua italiana, sia non solo per insegnare lingua e letteratura italiana all'università, ma anche per lavorare nel settore privato o per trovare impiego in un ufficio pubblico e per questo passo. Quindi è probabile che sia vero la risposta che avete dato voi in maggioranza, che cioè la linguistica italiana abbia decisamente a che fare con un tipo di competenza trasversale che è indispensabile avere in più campi. È vero pure che la parola comunicazione, qui una citazione comprensibile nella risposta, si presta ad un impiego trasversale, perché si potrebbe dire, poi mi prendo un altro minuto di filosofeggiamento, ma si potrebbe dire che in quasi tutti i campi è indispensabile una certa competenza comunicativa. Io sono qui in veste di consigliere del Ministro della Giustizia e prima o poi arriverò di che ci faccio il Ministro della Giustizia, ma però faccio anche, scrivo anche sul giornale, scrivo sul quotidiano del principale quotidiano del giorno, che è il Mattino, e quindi mi occupo anche a questo titolo di politica, seguo l'attualità pubblica. È un campo quello nel quale, come capite bene, come immagino sappiate, la comunicazione decisiva. Non so se vi è mai capitato di assistere ad una lezione in questo ambito del marketing o della comunicazione politica, una casa di consiglio marketing e comunicazione politica, se c'è marketing vuol dire che c'è un prodotto che si deve vendere, no? Se una cosa del genere vi capiterà, se vi è già capitata, vi accorgerete che il primo impatto che ha, per esempio, un candidato alle elezioni primarie, sono stato domenica scorsa, quindi l'esempio mi viene facile. Ecco, immaginate che un candidato deve presentarsi alle elezioni primarie, al Parlamento, dove volete, si rivolge a un'agenzia di comunicazione
perché deve vendere il prodotto, cioè deve acquistare un certo consenso all'elezione. Lì l'agenzia di comunicazione evidentemente mette in campo la competenza che ha nel settore e fornisce dei consigli. Ora, una parte di questi consigli immagino che debba essere tagliata sul candidato in questione. Se donna, diremo: fai la mamma, vendi questa idea che sei una mamma, c'è un figlio, porta il figlio sul palco. Se si vede un bambino, la gente si intenerisce di quello che faccio bene. Ecco, un tipo di consigli molto rossi, non li prendete alla lettera, ovviamente, ma una frase del mio mestiere. Ma questi consigli sono naturalmente tagliati sul candidato. Se la vedi ricci, dici: fateli ricci, perché si portano i candidati ricci. Faccio per dire, voi sapete che è stato un famosissimo confronto televisivo, uno dei primi grandi confronti televisivi nella storia della politica del secolo scorso, quello vinto da Kennedy negli anni 70, se non ricordo male, che decise le sorti della politica americana, cioè le elezioni di Kennedy alla presidenza della politica passata, per dire che aspetti legati all'immagine e quindi alla comunicazione non sono affatto secondari, anzi possono essere decisivi. Se siete tanti, quanti politici tanti conosci? Questo lo diciamo più tardi, perché mi approfondo. Pochissimi, cioè in generale, ora non presente la scena politica mondiale, ma non mi ricordo che ci sia mai stato un presidente degli Stati Uniti d'America tanto. Oppure, se c'è stato, risale all'epoca, un'epoca che precede la diffusione così invasiva delle immagini, no? Della comunicazione delle immagini. Facendo mente locale, ma non mi pare Craxi, in Italia dobbiamo tornare indietro a Craxi, cioè la prima punta. È difficile. Ci sono però consigli legati evidentemente al profilo del personaggio, magari alla sua storia personale, cioè le sue caratteristiche e qualità più o meno distintive, e ci sono poi consigli che valgono in generale, cioè un'agenzia di comunicazione deve essere sufficientemente libera di lavorare tanto col centro-sinistra quanto col centro-destra, tanto con il candidato tesorista quanto con il candidato meridionalista, e quindi deve avere un set di consigli, prescrizioni, non so come vogliate chiamare, trasversali, cioè che attraversano le differenze politiche e che debbono valere in generale per l'intero campo della comunicazione politica. Posso fare un'ulteriore opera di astrazione, se volete. Ho detto prima marketing e comunicazione politica, in fondo il candidato si vende. E allora ci sarà un certo numero di consigli che attengono alla capacità di vendere un prodotto, vi diranno: ma un candidato alle elezioni non è un detersivo, così come si dice in un altro settore delicatissimo che ha le sue proprie specificità merceologiche, quello editoriale, ma un libro non è un detersivo. Pensare di vendere libri come si vendono i detersivi è sbagliato, ed è sicuramente così, ci sono delle specificità, ma è vero pure che si tratta di vendere nell'uno e nell'altro caso. E queste competenze naturalmente sono trasversali e attraversano i campi, attraversano i settori. Vi sono competenze le più generali che proprio per queste vengono identificate. Se andate sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione trovate i programmi relativi agli obiettivi di apprendimento in questo settore, delle competenze trasversali, e vengono definite, ora sono più preciso, in tre modi le competenze trasversali in questione. Chi le possiede, sentite un po' una roba persino più verbosa e prolissa di me, ma chi le possiede è in grado di condurre al meglio, che sono sufficientemente generica da includere tutta una serie di prestazioni, insomma processi di pensiero. In generale si dice capacità di logica, capacità di ragionare, questa cosa che serve di continuazione. A che serve la filosofia, visto che mi insegni filosofia? E la risposta classica è questa: ti allena la mente, no? Così sei più flessibile, così sei più aperto, è una cosa molto importante, non voglio sottovalutarla, ma è solo che questo serve tanto la filosofia quanto il greco antico, piuttosto che il gioco degli scacchi. Sono tutte campi nei quali se eccellete sicuramente dimostrate che avete una mente aperta, flessibile, capace di ragionamento, che è l'unica cosa che fa del filosofo un filosofo. Ad ogni modo, sicuramente
questo tipo di competenze relative ai processi di pensiero sono trasversali, per la banale ragione che ragionate, se siete in gamba, a proposito di qualunque cosa, cioè non c'è una ragione per risparmiarsi dal punto di vista del ragionamento, sia che lavoriate nel settore pubblico che non nel settore privato, e così via. Quindi questo genere di capacità relative, come è scritto sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, ai processi di pensiero, sono considerate competenze trasversali. È interessante, ricordate la domanda da cui sono partito, perché se riesco la riprenderò. Siccome Kant era un gran ragionatore, me lo si concederà, insegnava logica all'università, insegnava 10.000 cose, ma insegnava pure logica. Ha scritto un manuale di logica utilizzando il manuale Artaud, insomma si è occupato specificamente di queste materie. Perché non le chiamano la capacità trasversale? Perché ci siamo inventati noi questa idea delle capacità? Perché, oppure la domanda potrebbe essere: in quale altra maniera le chiamavano? Visto che era un gran ragionatore, ne capiva di logica e di processi di pensiero, però non ha mai scritto da nessuna parte che la sua critica della ragion pura serviva a potenziare le competenze trasversali. C'è qualcosa in questa espressione che è caratteristico, mi permetto di dire così, del nostro tempo, della nostra epoca, nel dire che si tratta di potenziare questo è come direbbe la seconda riflessione lungo un giorno, ma insomma, nel dire che si tratta di potenziare le capacità trasversali. Vi vorrei rivolgere adesso una domanda reale, non retorica: in che modo voi, qualche interesse per la cosa dovete avere, visto che siete stati, siete qui a gratis, a me perlomeno la parola, in che modo voi vi sentite, uso apposta questo verbo, inquisiti, cioè un verbo da pubblico ministero sto usando, no? Vi sentite inquisiti da questa espressione, cioè potrei dire più banalmente interrogati, cioè in che modo vi sembra che vi si rivolga a voi dicendo che si tratta di potenziare del ministero, no? E lo si dice ai docenti quando fanno la riunione all'inizio d'anno, i docenti di un liceo o quelli di un'università indica gli obiettivi, e tra gli obiettivi c'è fondamentalmente questo obiettivo, che è un obiettivo importante perché ha a che vedere per il momento che non solo ai processi di pensiero, ma un altro paio di punti. Ma intanto vorrei che voi vi chiedeste questo: in che modo si rivolge a voi, scusate se scherzo un po', il funzionario ministeriale che per primo ha scritto "facciamo in modo che a scuola pure nella ASL, cioè anche nell'azienda sanitaria locale, ci sarà il manager che si preoccupa di potenziare le capacità trasversali del personale medico e paramedico". Anche lì non è una specifica caratteristica richiesta a docenti o altre figure legate in qualche modo all'apprendimento. Anche alla scuola ASL o in altri uffici pubblici, anche nel settore della certi settori della vita di impresa, per esempio nella gestione delle risorse umane. E allora la domanda è, e ripeto, è una domanda reale, perché una domanda reale significa che mi piacerebbe poter verificare la mia impressione, l'impressione che fa a me, l'effetto che fa a me questa espressione, così consueta peraltro oggi, perlomeno nella burocratese, su di voi. Mi piacerebbe capire se l'impressione che io ho è l'impressione che avete anche voi. Voi vi presentate a un colloquio di lavoro e qualcuno vi chiede conto delle vostre competenze, chiede quali competenze abbiate e se non sia il caso di potenziare le competenze trasversali. Come la prendete queste eventuali richieste? Voi vi iscrivete all'università, un corso di perfezionamento, non so che cosa vogliate scrivere, e anche lì trovate tra gli obiettivi che vengono indicati, è possibile che troviate questo. Potenziare le competenze trasversali. Per la domanda corpo diventamente, che cosa vi sembra di essere se venite presi in considerazione, stavo usando un'espressione un po' più brusca, ma insomma, in questa maniera, come soggetti, ora forse si capisce meglio dove voglio andare a parare, però così si capisce dove voglio andare a parare io, che impressione fa voi, soggetti di un processo di potenziamento delle competenze. Soggetti non di, ho sbagliato, soggetti a. Cogliete la differenza tra queste due espressioni. Un conto è essere soggetti di, per esempio soggetti di diritto, un conto è essere soggetti a. Qui ormai l'ho detta
Vabbè, però qualcuno ha cosa bisogna fare a mano. Sì, come se non fossimo abbastanza competenti per una richiesta generica, come ad esempio il mercato del lavoro che richiede determinate competenze specifiche, per la quale al momento non siamo adeguati. Sicuramente, se vi viene richiesto di potenziare alcunché, è evidente che si giudica che il livello raggiunto non è sufficiente, adeguato, richiede appunto, che ne so, corsi di aggiornamento, immaginando che siate già in un'impresa. Io ho una moglie che lavora in un consorzio di formazione, che si occupa di formazione professionale, appunto, e che viene continuamente sottoposta a corsi di aggiornamento con finalità diverse, a volte capita che le finalità siano di questo tipo. Si capisce ancora meglio se dove voglio andare a parlare, se aggiungo, dovreste vedere dalla sera quando torna al termine di questi corsi in cui lei è potenziata. Me la ritrovo potenziata a casa. Non mi suggerisce nulla. Nient'altro che è quello che è stato detto, è corretto, ma secondo me non è il punto. Io la vedo in una maniera preoccupante. Ecco, ora ho fatto capire sempre della moglie, funziona sempre. Non è rivelazione della moglie. La vedi in maniera preoccupante perché? Cosa la preoccupa? No, nel momento in cui viene posta la domanda, cioè potenziare le competenze trasversali, una quasi, cioè una cosa non negativa, però forse mette un po' sul scivolato, preoccupa forse la persona che riceve questa cosa. Io voglio capire, però dovrei un motivo di, non so quanti di voi condividono un eventuale motivo di preoccupazione. La cosa è interessante, però, siamo in un'istituzione pubblica, in un'università che organizza dei corsi e che sicuramente è scritto da qualche parte, non fatta tempo a verificare, che si acquisiscono competenze trasversali. Non è che vogliamo qui demolire, vogliamo capire, non è che vogliamo demolire la pretesa di potenziare le competenze trasversali. Se poi la banalizzo, no? E dico, si tratta per esempio di migliorare la conoscenza della lingua italiana, e mica mi occupo una roba simile, cioè non voglio mica lasciare intendere che è male migliorare la conoscenza della lingua italiana, è bene migliorare la conoscenza della lingua italiana, ma il punto è, perché non si dice migliorare la conoscenza della lingua italiana, ma acquisire e potenziare competenze trasversali? Cioè, potenziare delle competenze spendibili in diversi ambiti. E lei, infatti, da questo modo di presentare la cosa mostra di non avere preoccupazione, lo sbaglio. Non la preoccupa il fatto che venga rivisto, cioè che sono delle competenze spendibili di diversi anni. Probabilmente tutti voi, filosofi hanno una lunga tradizione, voi non so quanti di voi hanno conoscenze o ricordi filosofici liceali, no, ma voi vi ricordate che Socrate, il primo filosofo, fu mandato a morte perché corrompeva i giovani, cioè uno dei capi di educazione era la corruzione dei giovani e altri consigli. Un'azione un po' corruttrice in cui la sto svolgendo, perché se voi siete tutti con l'idea che appunto ci aiutiamo, saremo aiutati a capire che cosa vuol dire acquisire competenze trasversali, io dico, ma siete sicuri che non ci sia un latente motivo di preoccupazione in questa faccenda qua? Faccio un esercizio, come inevitabile che sia, trattandosi di un esercizio filosofico, faccio un esercizio, si dubbia, poi magari il dubbio si supera, no, come faceva da questo, si dubbia, ma poi si dubbia. Però dobbiamo capire dove va a parare. Io mi domandavo perché competenze trasversali, perché non conoscenze della lingua italiana. Ora, prima di rispondere a questa domanda, che è la domanda, io ho un grande intento che vada a oltranza, ora mi sono qua, che già passate su. E il docente invece in questa stessa aula una. Quindi devo stringere, non posso tenermi troppo sulle spine. Mi prendo un minuto ancora, diciamo così, per assolvere al dovere istituzionale. Ieri sera mi sono visto un episodio della serie Fargo, non so quanti di voi hanno visto la serie televisiva Fargo, non so quanti di voi consumano serie televisive, vedono serie televisive, che sono un campo, mentre quando io ero ragazzo era un genere decisamente di serie B, dove non si ci mandavano i grandi attori, i grandi registi. Adesso se andate a guardare quanto spendono per realizzare le serie, mi accorgete che dice invece grande investimento economico e anche energetico. A me piacerebbe dire così, a modo di sport, che chi è in grado di scrivere una serie come Fargo, si tratta di cinema, ci sono competenze specifiche legate alla produzione di quel prodotto determinato, però deve possedere sicuramente delle competenze trasversali.
perché per mettere su quella sede non devi solo capirne, che ne so, di fotografia o di montaggio, ma devi avere pure una qualche nozione di criminologia, una serie secondo poliziesco, devi capire di psicologia, devi conoscere la storia americana, dice Reagan, la cosa ambientata quando Ronald Reagan è impegnato in campagna elettorale, siamo nel 79, se non ricordo male, con giù di lì, prima dell'elezione presidenziale degli Stati Uniti d'America. Quindi immagino che dietro un tavolo quelli che hanno scritto quella serie hanno dovuto venire psicologi, storici, probabilmente anche storici dell'arte, perché ci sono inquadrature che sono favolose, cioè un valore visivo di per sé, quel confermo immagine straordinario, e tutta una quantità di competenze che devono, aggiungo così termino il compito istituzionale, dialogare tra di loro, che è una cosa difficilissima, Oggi pomeriggio ho una bella riunione di dipartimento, un po' in questa stessa sala, con una serie di colleghi che mi perdoneranno, io purtroppo ho scoperto tanti che sono registrati, però questo lo dico scherzando, se chiaro, i quali sostanzialmente pensano che i filosofi fanno chiacchiere. E loro hanno competenze specifiche, cioè uno che insegna, credo, il diritto privato, c'è il manuale di diritto privato. Io insegno il diritto privato, non esiste il manuale di diritto privato, è difficile anche solo la delimitazione della disciplina, un problema enorme. Sicché, come sapeva già il primo filosofo, il rischio che il filosofo venga scappato da un giurista, ciò che accade, è elevatissimo. Si difende dicendo che ha competenze trasversali, che sono indispensabili per far dialogare. A me piace usare queste immagini, ma bisogniamo che dice usare queste immagini. In un parcheggio ognuno entra con la sua macchina, l'ingegnere entra con la sua macchina, l'architetto entra con la sua macchina, il curatore entra con la sua macchina, non so chi volete valentare, il formista, il biologo, tutti quanti hanno la loro macchina, il filosofo non ce l'ha, non può esprimere gli oggetti della sua ricerca, il suo posto è buono, ma se non ci fosse quel posto buono, le altre macchine del parcheggio c'è bisogno di un posto vuoto per far circolare gli altri saperi, è una competenza di tipo trasversale, sempre appunto a far dialogare gli altri saperi, non diversamente, attorno al tavolo dei creatori di fatto deve stare sicuramente qualcuno, magari non un filosofo, purtroppo non c'è stato, non posso augurare una cosa simile, ma qualcuno che abbia competenze che permettano in grado i diversi saperi di dialogare fra di loro, sì, perché come diceva Pascal, si tratta di prendere di mira. Il prodotto deve essere visto da un uomo. Un uomo non è una proposizione, cioè non è un geometra, non è un vero, è innanzitutto un uomo. Le competenze trasversali devono avere a che fare, Marx diceva, con l'opera generica dell'uomo, cioè con l'uomo in quanto genere, non in quanto specifico, specifico nella sua figura di professore, eccetera, eccetera. Questo ho detto visto il tempo, perché non pensiate che queste competenze trasversali non servano a nulla, però a me fa problema, pensate in altre cose, ma tempo corre, l'espressione, perché queste competenze qui, che nel descrivervi velocemente per la mia formazione, sono naturalmente portato a ritradurre nel linguaggio della filosofia, Platone diceva così, Pascal diceva così, oggi diciamo invece in quest'altra maniera, competenze trasversali che si tratta di potenziare. Ora vi do io la risposta che volevo dirvi voi. La cosa maiatica di solito non ha funzionato, evidentemente, cioè, non sono ma se al costo di voi altri, e di noi altri, per quanto tocca anche a me, chiamate a potenziare le competenze trasversali, ci mette un motore al banco motore, non funziona un po' similmente. Cioè l'idea non c'è, la dico in maniera un pochino più corretta, non c'è l'idea che le vostre capacità e competenze debbano essere, un verbo della cibernetica, ottimizzate. Cioè non vi sentite richiesti di una roba simile, cioè investiti da un processo di ottimizzazione. Comunicare è una tecnica. Quale sia il rapporto tra il sapere e la tecnica? Quando nella nostra seconda via scriverete a filosofia ci lavorerete per tutto il tempo, ma lo metto da là. Comunicare è una tecnica. Che cos'è una tecnica? Grosso modo, ora, se qualcuno di voi si vuole azzardare a dare una definizione,
questione di tecnica me la appunto. Io non lo faccio perché è materia difficile e complicata, ma quindi non do una definizione, diciamo così, do una descrizione. Mi dite voi se vi convince oppure no. È la predisposizione di un insieme di mezzi, vedete, cerco di dire più genericamente possibile, la predisposizione di un insieme di mezzi volte alla risoluzione di un problema dato. Mi convince. Naturalmente la parola è talmente ampia che comprende la tecnica del vasaio, come non so che la tecnica diagnostica delle immagini in qualche studio medico, o tecniche l'una e l'altra, molto diverse l'una dall'altra. I filosofi hanno questo vizio di riflettere sull'essenza delle cose, quindi che cos'è la tecnica, una domanda che dovrebbe abbracciare l'una e l'altra, non è detto che si possano abbracciare, non è detto la parola ci indirizza da quella parte, ma non è detto che si faccia bene a seguire queste indicazioni. Nel tentativo di seguirla, io do una definizione di questo tipo, grandissima. La comunicazione è una tecnica, vogliono immaginare forse che le cose siano così, gli ingegneri della comunicazione, anche quelli che siano a casino, la immaginano così, c'è un messaggio e tu devi mettere a punto la tecnica di trasmissione di quel messaggio, cioè l'insieme di mezzi che servono a trasmettere quel messaggio, nel migliore dei modi, detta in linguistica italiana, cioè ottimizzando la trasmissione. Ora, se il messaggio è, stiamo parlando di trasmissione televisiva, l'ingegnere della comunicazione si preoccuperà di evitare che nella trasmissione del segnale il segnale non sia sporcato, giunga dritto alla meta, pulito, senza interferenze, senza rumori di sottofondo. Deve essere nettamente tracciata, nitidamente tracciata la distinzione tra il segnale e il rumore, nel caso che vi sto proponendo, perché appunto non vada perduto il messaggio e arrivi a destinazione. Quindi c'è alcunché di dato, nel mio esempio il messaggio, compito dell'ingegnere, cioè del tecnico della comunicazione, in questo caso appunto si tratta di un ingegnere, è fare in modo che quel messaggio arrivi a destinazione senza interferenze, senza rumori, senza scorrimento, senza compromissioni, senza incomprensioni, senza tutti questi elementi di disturbo. Questo processo, se riesce al meglio, possiamo dire che sia stato ottimizzato. Quando mi viene richiesto di potenziare un certo tipo di competenze, poi abbiamo con le competenze, dovremmo vedere che con le competenze necessarie la cosa è più complicata, mi viene richiesto qualcosa del genere. Tu lavori in una struttura data che ha determinate finalità, per esempio di tipo economico, ma non necessariamente, naturalmente, e il problema è ottimizzare i processi. Se sei un manager sanitario, devi ottimizzare i processi di erogazione delle cure, faccio per dire, cioè eliminare il più possibile gli sprechi di risorse, gli sprechi di tempo, che ne so, i doppioni organizzativi e qualunque altro tipo di disfunzione. Vi viene chiesto una roba del genere. Quando vi viene chiesto di potenziare le vostre competenze trasversali, è come se voi veniste sollecitati nella stessa maniera, cioè siete soggetti a un processo di ottimizzazione. È una roba nella quale le macchine riescono benissimo. Vi leggo, se la trovo al volo, perché è da quello da cui volevo partire, ahimè non mi hanno ottimizzato a sufficienza, quindi parto con un'idea in testa, ne vado una. Vi leggo la definizione di, in questo caso si tratta di una definizione, di processo di pensiero computazionale, che si trova sul sito del Ministero, nella parte in cui viene presentato il progetto Programma e Futuro, la parte della buona scuola del Ministero dell'Istruzione, cioè un progetto importantissimo che ha una finalità, quella di aumentare le competenze in questo ambito, e cioè, detta in maniera detta forse in soldoni, si preoccupa questo progetto di migliorare la conoscenza dell'informatica di base, quindi la capacità di programmazione in età scolare, non so a partire da quali anni, non mi ricordo, ma su questo. Un'altra maniera per indicare questo tipo di pensiero è appunto definito pensiero computazionale, che vediamo che lo trovo.
il pensiero computazionale è un processo mentale. Un amico che lavorava un po' di anni fa in una fabbrica tedesca, all'interno
all'ingresso, mi capita anche in altri luoghi c'è una delle barriere che sono presa quella sera autostradale, no, la barra che si alza con documenti in legge ci fa passare. Qualcuno aveva per errore, perché andava di dentro, non si era accorto che la barriera era passata, aveva rotto questa barra ed era rimasto un mozzicone, quindi immaginate una barra di 2 metri ed era rimasto 30 centimetri. I tedeschi, questa era sempre una barzelletta, ma succedeva veramente, quando arrivavano, nonostante la barra fosse rotta, infilavano e si passava lo stesso, infilavano in faccia, aspettavano che il mozzone di barra spazzasse e poi passavano, cioè eseguivano la procedura. Ora, ripeto, sembra una barzelletta, ahimè, appariva veramente, mi approfitto per dire, eseguivano ciecamente quella procedura. Cioè lì c'era una perdita di tempo obiettivo che naturalmente non serviva nemmeno passare e basta senza infilare il legge, eccetera, eccetera, magari dovrebbe essere registrato l'altro, che ci pensa. Resta però il fatto che voi percepite un comportamento come non intelligente se è soltanto pedisseguamente legato a obiettivi dati e contesti prefissati. Guardate che quello che vi ho detto prima dell'ingegnere della comunicazione risponde invece a questo modello. A questo modello, nel linguaggio cibernetico che ho introdotto prima, e poi vengo alla conclusione, che ci faccio il Ministero della Giustizia. È come dire la divisione tra segnale e rumore, così si dice nel linguaggio della cibernetica, è tracciata una volta per tutte, cioè la macchina deve il televisore deve identificare il segnale, non confonderlo con il rumore, e questa linea deve essere tracciata in maniera rigorosa a priori significa prima dell'emissione del messaggio, prima dell'emissione del segnale, per la trasmissione del messaggio. Il televisore già lo sa, cioè ha un programma sulla base del quale esegue la decifrazione, la decodifica del segnale ricevuto. Non deve metterlo in discussione, se non è in discussione, da sì, cioè il televisore decide cosa trasmettere e cosa no, siamo fregati. Siamo noi a farlo. Questo, il livello della decisione, noi scegliamo il programma, il televisore sceglie tutta. Questa distinzione gerarchica, per cui c'è il decisore e c'è l'esecutore, ed è il punto su cui concludo, salvo l'appendice ministro della giustizia, questa decisione, questa distinzione gerarchica, questo dislivello gerarchico, ahimè, non è sempre così facilmente tracciato, e la differenza, vediamo in gloria, tra l'uomo e la macchina, sta nel fatto che per l'uomo questa distinzione non è già tracciata una volta per tutte. Cioè noi non siamo mai semplicemente decisori o semplicemente esecutori, non ci troviamo mai quanto uomini, in quanto dotati di competenze trasversali, da una sola delle due parti. Capite che competenze trasversali è per chi ha competenze trasversali, è qualcuno il quale è in grado di mettere in discussione i confini già tracciati. E allora posso dire che ci faccio il Ministero della Giustizia. Non lo so, la risposta è non lo so, però devo inventare una risposta che giustifichi il mio ruolo di. Io non ho competenze strettamente giuridiche, il ministro della giustizia deve avere, la tua ministra della giustizia se non sbaglio mi manco laureato, quindi no, credo che non sia laureato, se è laureato si è laureato non tempo, non risulta. Ha una formazione tutta politica, cioè ha fatto il politica da quando aveva 16 anni, 15 anni, quindi ha già una ventina, trentina d'anni di politica sulle spalle. È chiamato a confrontarsi, vi dico come funziona, perché questo è effettivamente più utile, non il merito delle politiche, non è il culo delle qualunque tipo di giudizio, ma il Ministero della Giustizia ha a disposizione 3 strutture principalmente, a parte le strutture del Ministero, cioè i dipartimenti, una struttura è l'ufficio legislativo, un'altra struttura è il gabinetto, un'altra struttura è la segreteria politica. L'ufficio legislativo è l'ufficio che segue i provvedimenti legislativi, come provvedimenti che approvati dal Consiglio dei Ministri arrivano in Parlamento e verranno poi discussi nelle commissioni, o naturalmente se ci sono iniziative parlamentari nella materia che interessa il Ministero della Giustizia, segue queste iniziative parlamentari, rende pareri, eccetera, eccetera. Il gabinetto è un luogo di elaborazione, se posso dire così, si occupa in particolare della macchina, cioè di tutto ciò che dipende, dal Ministero della Giustizia. E quindi anche che ne so, dei rapporti con gli ordini professionali, con la magistratura,
con tutta una serie di mondi che dipendono dalle politiche attuate dal Ministro della Giustizia. Naturalmente deve conoscere quello che fa il legislativo, perché quello che fa il legislativo significa provvedimenti, leggi, come normative, regolamenti e quant'altro, e quindi le due strutture lavorano in stretto rapporto l'una con l'altra. E poi c'è la segreteria politica. E che fa la segreteria politica? Come vedete, io mi trovo nella stessa situazione in cui mi trovavo prima col filosofo del partito. E è facile, relativamente facile, voglio aggiungere, quello che fa la segreteria politica, così come quello che fa l'ufficio legislativo o il gabinetto, sta sicuramente scritto da qualche parte. Io per esempio sono formalmente consigliere del Ministro della Giustizia per le libere professioni, perché questa denominazione, consigliere per le libere professioni, è prefissata, non c'è, è il contesto d'atto, cioè se Orlando mi voleva nominare, gli aveva nominato a favore e riposto, anche se poi i libri sono molto poco, non dovrei dirlo, sono un sacco di cose da uso della registrazione, ma fondamentalmente è un ruolo politico, cioè non legato ad una specifica competenza, ma a quello che potremmo chiamare un indirizzo generale. Se vi piace trasversale, ecco la parola che usava dico incidentalmente, non trasversale ma in generale, c'è una ragione ma non faccio tempo a dire, per cui non usiamo più la parola generale, preferiamo la parola trasversale, ma è un ufficio di indirizzo. Capite bene che però se io non so nulla di diritto costituzionale, di diritto penale, di diritto civile, di diritto processuale civile, mettete tutte le altre materie, quando mi arriva un testo del gabinetto dell'ufficio legislativo qui vengo chiamata di non fare, ci conviene, ci conviene, ma fa adesso, dopo, ne facciamo la conferenza stampa. Se io non so nulla di quello che c'è in questa roba, me la faccio zitta la mia conferenza generale. C'è un problema di valutazione politica, di opportunità politica, ma è inscindibile dal merito, è complicatissimo. Se fate una riunione con un burocrate del ministero, quale burocrate sa un sacco di cose che si possono fare e non si possono fare, e voi non sapete nulla. La vostra possibilità di decidere politicamente una questione si riduce all'omicidio. Per un pezzo. Ed è proprio il contrario, però, per l'altro pezzo. Se voi prendeste i testi che produce l'ufficio legislativo e il gabinetto, me ne vogliono gli autorevolissimi magistrati che vi lavorano, saranno 10.000 cose più di me, ma li mettete in bocca al Ministro della Giustizia, tali e quali, senza alcuna preoccupazione di lingua, non sapete come scrivere i magistrati. Ma che non è che scrivono male in italiano, ma scrivono per gli avvocati, per i tribunali, per gli uffici, non scrivono per la generalità del pubblico. Se prendete quei testi e li mettete nella bocca del Ministro della Giustizia, senza preoccupazione della lingua, senza preoccupazione del tempo, del luogo, del modo, senza considerazione degli interessi che inevitabilmente sono investiti dalle decisioni, senza tutta questa materia, che non ho altro modo di definire se non politica, voi producete disastri inenarrabili, ma veramente disastri inenarrabili. A che servono le competenze trasversali? A evitare che al Ministero della Salute possa sedere solamente un medico, che al Ministero degli Esteri possa sedere solamente un ambasciatore, o che al Ministero della Difesa possa sedere solamente un generale. Siccome sono un filosofo, chiudo con Platone, il quale nella Repubblica diceva, Platone non era un democratico, e diceva, ma dovete spiegare una cosa, perché? Quando parliamo di costruire le mura del Pireo, nel porto di Atene, si alza il cartellino e dice come vanno fatte. Se si tratta di decidere se fare la guerra ai persiani, si alza lo stratega generale e dice se il caso no, quali sono le forze, le truppe, dove attaccare, dove attaccare. Quando si parla di politica, tutti vogliono dire come li faccio, quando non conoscete il proprio spazio, è la stessa cosa. Quando si parla di politica, tutti si sentono in dovere di dire la loro. Per Platone è un enorme difetto, se guardate l'organizzazione della città di Platone, salvo i filosofi in cima, che dovevano essere re della città, cioè i regimi della città, tutti gli altri erano assegnati a alcune competenze specifiche,
Ecco perché, adesso riesco a dirlo velocemente, non generare una trasversale, perché che ci siano dei filosofi chiamati a governare non lo pensa più nessuno, se mai qualcuno l'ha pensato ulteriormente. E quel tipo di competenza si è diffusa per i rami, cioè noi ora siamo consapevoli del fatto, e del pregio della democrazia, che quel tipo di competenze devono appartenere un po' a tutti. Se no nel dipartimento al quale partecipo oggi in questo momento non si capisce nulla se uno parla soltanto la propria specifica. Le competenze trasversali devono essere potenziali, a me non piace se si è capito il termine, perché lascia pensare che il processo di potenziamento delle competenze trasversali è un processo di ottimizzazione. No, esiste un'altra parola con la quale tradizionalmente si indicavano le competenze tecniche. In America c'è un po' di tempo. Nel senso di una figura umana, non nel senso di un'ottimizzazione delle prestazioni. E il termine che si usava una volta era quello di perfezionamento. Potenziare le competenze tecniche vuol dire perfezionarsi. E è questo. Fondamentalmente dovrebbe servire anche la corte sport a installare. Un altro workshop sbocchi lavorativi, presenet e reclutamento dei laureati, presentazione dei servizi alle imprese. Buon lavoro, buon proseguimento ragazzi.